Buonasera, buonasera a tutti amici del Giornale di Roma, eccoci qui per una nuova trasmissione importante, speciale Agostino Di Bartolomei, oggi 30 maggio, è una data insomma, che vogliamo celebrare, abbiamo non a caso con noi anche il Cobra, Sandro Tovalieri, che lo ha conosciuto ovviamente nella Roma tanti anni insieme. Ciao Sandro. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Poi abbiamo Eva Toscano, il nostro caporedattore. Ciao Eva. E a tutti, buonasera. Buonasera il grande Max Catini. Buonasera Max. a tutti e benvenuti. Allora, io faccio subito introdurre un pochino la serata da chi Agostino Di Bartolomei lo ha vissuto da vicino, da compagno di squadra per tanti anni e penso, poi correggimi se sbaglio Sandro, lo ha vissuto anche nella sua interezza, perché tu eri giovane, eri un ragazzo, e da quello che so, Agostino proprio con i giovani era molto presente. Era presente con tutti, ma in modo particolare con i giovani che si affacciavano per le prime volte in prima squadra. Aveva sempre una parola di incoraggiamento, ti faceva sentire proprio la vicinanza, ma non di un giocatore, proprio di un papà. Era una persona che parlava pochissimo, ma quando parlava diceva delle cose sensate, giustissime, che tutti, da noi più giovani a quelli più adulti, era un piacere, un incanto ascoltarlo. Un uomo che stava sempre in disparte, ma che era un grande professionista, uno che lavorava per la causa, per la maglia, dava il contributo. Quando c'era da dire una parola nello spogliatoio, era sempre il primo a dare un incoraggiamento, specialmente quando le cose andavano male. Una figura bellissima. Io l'ho conosciuto che avevo la bellezza di 16 anni, quindi ti lascio immaginare a 16 anni Pischelletto. E poi, tra l'altro, se ti ricordi bene, quando avevo la scuola calcio, io gli dedicai un memorial, perché quando scompaiono queste persone vanno subito nel dimenticatoio, che era una cosa tristissima. E ci furono dei memorial in onore suo, che furono memorial bruttissimi, tant'è che io avvisai la moglie Marisa, se non sbaglio si chiama, e lei mi diede l'ok per fare il memoria, perché mi disse: Sandro, ma il memoria lo fai te? Io ho detto: sì, lo faccio io, senza scopo di lucro, perché veramente giocare su persone che non ci sono più e che hanno rappresentato in ognuno di noi qualche cosa di importante. E io feci un memorial di Agostino Di Bartolomei all'inizio, prima della scomparsa di mia moglie, che poi giustamente lo intitolai a Laura. Io feci 3 anni il memorial, e vennero la Roma, la Lazio, la Juve, il Milan, e venne anche Marisa con il figlio. Quindi per me ricordarlo anche in quei momenti, con tutti quei bambini, 3.000-4.000 persone ad applaudirlo, è stata una cosa bellissima. Significa che dentro di me mi aveva lasciato qualche cosa di importante, nonostante la mia tenera età. Guarda, è talmente vero, a conferma di quello che stai dicendo, lo scorso anno noi abbiamo fatto una serata al PUF, dopo tra l'altro interverrà anche Francesco Fiorini, per ricordare, era proprio il 30 maggio, per ricordare Agostino Di Bartolomei. Marisa è venuta e giustamente parlavamo di tante cose. Lei ha detto: guarda, sono venuta stasera perché so chi è che lo organizza e tutto quanto, dice perché... Ne hanno fatte tante negli anni e lei, tra l'altro, non ha giustamente piacere che venga ricordato per altri affari, no? Il nome di Agostino. Nel frattempo dovremmo avere anche il direttore Giorgio Martino con noi, che però non è collegato con la telecamera, quindi lo aspettiamo. Allora, Eva, so che anche tu, no? Vedendo le immagini, le foto di Agostino Di Bartolomei, una tua idea Sì, te la sei fatta. io non me lo ricordo come giocatore dal vivo, mi ricordo quello che mi hanno raccontato, l'ho rivisto nelle immagini. Tra l'altro, oggi ovviamente purtroppo è stato anche il giorno di Roma Liverpool, quindi l'ho vista, l'hanno ridata in TV e l'ho vista, quindi l'ho visto anche giocare. E
Più che altro la cosa che mi ha sempre fatto strano della questione di Bartolomeo Ti blocco solamente un attimo per salutare Giorgio Martino che è con noi, lo vediamo adesso tutto collegato, perfetto. Buonasera, Buonasera direttore. direttore. Ciao, ciao, Buonasera. ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Giorgio. Prego Eva, finisci. No, e dicevo, la cosa che fa strana è che, insomma, per essere un romano, romanista, forse risultava come primo impatto molto più riservato di quello che siamo abituati noi adesso, no? Cioè, i capitani che ho vissuto io in qualche modo. Eppure è rimasto veramente nel cuore di tutti. E mia mamma, che ha avuto la fortuna di andarci al liceo insieme, anche se lei era più piccola, un po' più piccola, lei ovviamente è innamoratissima della questione di Bartolomei da giovane, mi racconta che lui è sempre rimasto umile, tranquillo, non aveva mai avuto, cioè, anzi, si ricorda che era venuto a chiamare a casa un suo cugino, quindi lei è andata ad aprire il cancello, se l'è ritrovato davanti, gli ha preso un colpo perché dice, e lui invece era proprio una persona normalissima, cioè, insomma, anche da ragazzo, e questa cosa poi l'ha mantenuta, quindi immagino che sia stata veramente una grandissima persona, perché chiunque lo ricorda, c'è sempre un ricordo particolare, però dove dimostra comunque di non solo aver tenuto la maglia, quindi essere uno dei nostri vanti come capitano romano e romanista, ma proprio al ruolo di capitano, nel vero senso della parola, di leader della squadra. Allora, iniziamo a salutare chi ci sta seguendo, Pierluigi Della Femmina, buonasera a tutti, nel ricordo eterno del grande Agostino, numero 10, Adriano Vaschi, del Roma Club L'Aquila, che ci saluta tutti, Adriano. e poi Alessandra Martino, parafrasandolo, ci sono quelli che si mettono la fascia al braccio e poi ci sono i capitani della Roma, Agostino per sempre il mio primo capitano. Allora, Giorgio, poi dopo vedremo anche il video che abbiamo realizzato con te dei giorni della Roma, però ecco, un tuo ricordo di Agostino. Sì, a proposito dei giorni, oggi, come ricordava anche Eva, oggi non è una giornata felice da ricordare per i tifosi della Roma. Quindi anche le due pilloline dei giorni della Roma, sono, quasi più per un dovere, proprio professionale che non, per un qualche cosa di particolarmente e professionalmente, valido. Però non si poteva far finta di non sapere che oggi il 30 maggio ricorrono due fatti così tristi, uno poi tragico, veramente tragico, quello che stiamo citando adesso, cioè la morte di Agostino. Credo che anche nelle parole che io sono riuscito a sentire da Eva e da Sandro sia emerso quello che è poi il sentimento, direi, di tutti quanti, no? Chiunque o perché lo ha vissuto, o perché lo ha sentito, o perché in qualche modo è venuto a conoscenza, sa perfettamente che cosa ha rappresentato Agostino di Bartolomei per la Roma e soprattutto direi per i tifosi. Ecco, io in questo momento addirittura vorrei quasi scindere i tifosi dalla società. Del resto, non è la prima volta che noi dobbiamo fare questa distinzione, questa scissione. Non è la prima volta che una grande bandiera della Roma non abbia trovato in società il riscontro che sarebbe stato doveroso. Non è la prima volta che questa società, nel corso dei suoi 90 e passa anni, ha avuto questa tremenda tendenza a strappare le sue bandiere e comunque a non valorizzarle. Agostino non è stato il primo a subire questo sgarbo, questo affronto da parte della sua società e non è stato neanche l'ultimo, perché prima di lui ci sono stati altre bandiere maltrattate, dopo di lui ci sono state altre bandiere maltrattate. Quindi la storia, la vicenda di Bartolomei Roma si ricollega a questa, direi, sciagurata tradizione della Roma, perché non è
che nelle altre società non avvenga questo, però direi che la frequenza, abbiamo visto recentemente il caso di Paolo Maldini nel Milan, quindi non è che è soltanto un problema romano o romanista, certo. Però sicuramente la frequenza con cui questi episodi si sono ripetuti nell'ambito della storia della Roma è preoccupante e fa veramente venire il sospetto che ci sia quasi una diabolica volontà di arrivare a distruggere le bandiere o comunque a non valorizzarle. Perché le bandiere, Giorgio, le bandiere, Giorgio, rubano la visibilità. Sì, Sandro, ma io sinceramente io non la conosco la risposta, però professionalmente ho potuto informarmi, vedere, seguire e i 90 anni e passa della Roma è un fenomeno spaventosamente ricorrente, probabilmente proprio perché, come dici tu, la bandiera diventa ingombrante, diventa pesante, forse sventolando troppo oscura la visibilità dei dirigenti, ma di qualunque epoca, cioè questo non è un'accusa alla dirigenza della Roma di oggi, è un'accusa generica, no, ma neanche un'accusa, voglio, è una constatazione che nella storia della Roma questo è successo ripetutamente, indipendentemente da chi fosse in quel momento il presidente, il vicepresidente, il direttore e così via. Guarda, a conferma, Giorgio, di quello che stai dicendo, io nel libro che ho scritto con Giacomo Losi, quello, il libro di Giacomo, Giacomo, ragazzi, ha dato il fritto, il sangue, tutto per ma Giacomo Losi, per la Roma, dico, ma... ed ha dovuto chiudere in una maniera molto triste, no? Perché Francesco, quando io ti dicevo poco fa, Agostino non è stato il primo, vuol dire che c'erano stati prima di lui, certo. E Giacomino è uno di quelli del prima di lui, ma prima ancora di Giacomino c'erano stati altri, a partire dal primo capitano Ferraris IV, che addirittura fu ceduto alla Lazio, a partire dal primo goleador Volk, che fu ceduto fra il grande disappunto del popolo per far posto a Guaita per evitare un eventuale dualismo. Ma non ci dimentichiamo di Francesco Rocca, per esempio. Sì. Ecco, quindi la storia, adesso non, se no stiamo deviando dal discorso. È chiaro che poi si arriva a Totti e De Rossi, no? Tanto per chiudere un po' il cerchio. Ci possiamo aggiungere pure Alessandro Florenzi alla fine, voglio dire, anche lì. Sì, ma poverino Alessandro non ha fatto quasi in tempo a diventare bandiera. Nel momento in cui si stava sollevando hanno buttato giù l'asta, quindi in realtà lì magari hanno contribuito più alcuni allenatori che non proprio la società. Però ma questo è un discorso che Francesco ci fa deviare dal discorso, dal tema di questa sera. Interrompo solo un attimo, Giorgio, perché abbiamo anche Francesco Fiorini con noi. Buonasera, Francesco. Ciao Francesco, ciao Giorgio, ciao a tutti quanti. Ciao. Ciao. Ciao Francesco. Guarda, faccio vedere un messaggio al Cobra, perché ci siamo detti qualcosa a microfoni spenti. Guarda cosa ha scritto Mauro, che stasera è una grande squadra. Neanche l'avesse sentito. Hai capito, sì. Adriano, però io non posso che giocare in porta a questo punto, perché con Cristian Lotito, presidente onorario del Roma Club Piano Romano, ho avuto la fortuna di conoscerlo negli anni '80, un grande e unico capitano, una persona straordinaria di un tempo e di un calcio che non c'è più. E poi sono pienamente d'accordo con il grande Giorgio, perfettamente ragione dell'ammainare le bandiere. Le bandiere, certo. Francesco, lo scorso anno noi abbiamo fatto, come dicevo prima a Sandro, una splendida serata, proprio il 30 maggio lì al
al PUF con Marisa Di Bartolomei, che ci ha onorato della sua presenza. Raccontiamolo un po'. È stata una serata fantastica, me la ricordo bene. C'erano un sacco di ospiti, ma non soltanto, è stata una serata come poi è consono ai romani, un po' mangereccia, perché noi romani la prima cosa è che si mangia di questa cosa qua, ma poi anche fatto tante risate e tante emozioni sul palco, mi ricordo. È stata veramente una bella serata, sì. E devo dire grazie a Francesco che l'ha organizzata, perché poi il meglio è tutto di Francesco. E devo dire piena di emozioni. E c'era ragazzi, scusate, un discorso tecnico. Io sento un rientro. Francesco Fiorini, puoi vedere se per caso hai un microfono, la cosa? Perché da quando ti sei connesso tu con noi? Io il microfono ce l'ho per parlare, però che devo fare? Aspetta un secondo, scusate, non volevo interrompere così, ma parlate un po'. Vediamo, tutto sì. A posto. Quindi il problema è troppo alto, Francesco. Troppo alto. Sì, vabbè, fa niente. È perché se mo si abbassa, adesso se mette più basso. Allora, nel frattempo, io vi vado a far vedere quella che è la pillola giornaliera, il momento della Roma che abbiamo realizzato attraverso. Ovviamente il direttore Giorgio Martino e il montaggio del grande Markenberti Gialloreti. Andiamo a vedere questa clip. Dieci anni dopo, in un anniversario di tragica coincidenza, sempre che si sia trattato di coincidenza, la Roma perse uno dei suoi più grandi simboli, Agostino Di Bartolomei, romano, romanista, cresciuto nel vivaio e infine capitano del secondo scudetto. Dieci anni prima, dopo la maledetta finale con Liverpool, la rottura con la Roma e il brusco distacco dalla sua squadra. Dieci anni dopo, la rottura col mondo e il brusco distacco dalla sua vita. Troppo intelligente per essere compreso, troppo schivo per essere accettato, troppo bravo per essere imitato. Alla fine, nell'ipocrita ambiente del calcio, gli unici a capirlo veramente sono stati i tifosi, che l'hanno proclamato giallorosso per sempre. E allora, questi erano i giorni della Roma con Giorgio Martino. Giorgio era collegato anche al 10 anni prima, era collegato anche al... Tu hai separato le due momenti, ma certo. Io li avevo uniti proprio perché c'erano queste sensazioni di dolore, di rimpianto, di tristezza e di malinconia legate un po' proprio alla data del 30 maggio, insomma, sono due episodi, due fatti che sono purtroppo legati al 30 maggio, quindi credo che era giusto vederli, raccontarli insieme, vederli insieme, fermo restando appunto che Agostino ha una sua storia personale, professionale, sportiva che è immensa e quindi prima Sandro ha descritto certe qualità, è chiaro che è stato uno dei calciatori più significativi della storia della Roma. Non ripetiamo più la bandiera, perché ormai la bandiera credo che quasi porti male essere una bandiera, lasciamo perdere, non lo diciamo più.
lasciamo perdere le bandiere, diciamo che Agostino è stato uno dei grandi campioni della storia della Roma e credo che può bastare così. Tutto il resto di quello che potremmo dire diventerebbe superfluo. È vero, hai ragione. Giorgio, ti ringraziamo per questo. Grazie a voi, buon divertimento. Buona serata. Grazie, grazie al nostro direttore Giorgio Martino. Allora, Max, non ti abbiamo ancora sentito, ti ho lasciato, come si dice, in silenzio. No, tanto io fra un pochino vado via. Da tifoso della Roma, ovviamente, no? Perché anche perché Agostino ha detto ci sono tifosi e tifosi, no? Tra l'altro, una delle sue frasi storiche, ecco. Che ti senti di dire? Che insomma è un'emozione quando ne parlate voi che l'avete vissuto, l'avete amato. A me ecco, quello dispiace che io non me lo ricordo, veramente non me lo ricordo quando giocava. Ho visto, io sono piccolino, no? Io sono un pupo ancora, per cui le immagini ho visto, però ecco, da come ne va. Che è caduto Francesco? Al pupo è caduto, no. Visto? Sei emozionato? Insomma, no, perché purtroppo io me lo ricordo, Massimiliano, io me lo ricordo bene. Quello è il problema. Perché almeno ci siete voi, insomma, che cioè, i vostri racconti ci fanno rivivere quei momenti, per cui ci fa capire che persona era. E poi vedendo anche tanti, esatto, che ha indossato la maglietta della Roma e ci ha regalato grandissime emozioni, anche se non l'hai vissuto, però questo lui ha rappresentato per tutto il popolo e però... per noi, che ti ripeto, io avevo 16 anni quando l'ho conosciuto perché facevo le giovanili. E allenandomici 5 mesi mi sono sentito come se ero figlio suo. Ti faccio capire. Appunto, le emozioni che ci date voi, insomma, nei racconti ce la fanno vivere pure a noi. Per sì. Cui, e poi sento tanti che ancora oggi dicono il mio capitano rimane sempre Agostino Di Bartolomé. Tanti lo dicono, in molti proprio. Ma non sì. C'è se tu prendi un giocatore della Roma... che fu del Milan, tu non sentirai un giocatore che spenderà una parola un pochettino meno positiva. Spenderanno tutte parole positive, ma non per il grande campione perché ti faceva vincere le partite, ma proprio per la persona straordinaria che era. Lui aveva sempre un supporto per un giocatore che stava in difficoltà, era proprio un amico. Poi alla fine però era il classico capitano, quello anche duro, dove si faceva rispettare. Magari con poche parole, ma quando le sentivi. Però lo sai, Sandro, quello che me che non mi ha impressionato, però che mi viene in mente ogni volta che lo vedevo entrare in campo, giocare, ma sempre un po' inquieto, o sbaglio, cioè lo vedevo sempre un po'. Ma lui era così, lui quando entrava nello spogliatoio di Trigoria era sempre incazzato, sembrava, perché era sempre tutto cupo, ma era così. Però salutava tutti, portava rispetto, l'allenamento, 2 ore di allenamento, 2 ore e mezzo allenamento, erano 2 ore e mezzo seri anche quando facevi il torello. Certo. Perché lui il torello diventava un esercizio di 15 minuti pronto per come in sostituzione del riscaldamento, quindi lo preparava proprio attentamente perché dovevamo svolgere delle sedute e portava tutto il gruppo a suo movimento con la sua serietà, ma nello stesso tempo con la sua semplicità. Lui era semplice e per questo si faceva voler bene dalla gente. È vero che prima il calcio, l'abbiamo sempre detto nelle trasmissioni precedenti, il calcio prima era diverso. Prima c'era uno stretto contatto tra giocatore e tifoso, cioè tu venivi a Trigoria veramente ti potevi fare 300 foto, poi magari c'erano 1000 persone e non ti potevi fare 1000 foto, ma noi ci fermavamo fuori a farci le foto perché noi eravamo rappresentati da voi e voi eravate rappresentati da noi. Oggi i giocatori vanno al terzo cancello per non fare un autografo, sfortati. E quindi questo ha fatto sì che il tifoso sia un po' allontanato dalle bandiere, dalle Totti, Piero, Martini. E quelle poche che avevamo, come ha detto Giorgio, ci hanno fatto allontanare loro, ci hanno fatto allontanare quelle poche bandiere che ci avevamo. Sandro, posso aggiungere una cosa a quello che hai detto? Come no? Agostino Di Bartolomei era una persona per bene, se lo vogliamo racchiudere, al di là dell'aspetto calcistico, no? Perché è chiaro che adesso noi tifosi guardiamo tanto l'aspetto calcistico, ma io
se dovessi definire Agostino Di Bartolomei, e mio padre me lo raccontava sempre, era una persona per bene. E questo è sopra ogni cosa, questo va sopra ogni cosa, ogni anche merito calcistico, secondo me. E poi è chiaro, essendo il capitano della Roma, è chiaro, è stato per me il mio primo capitano Agostino Di Bartolomei, perché io, quando lui, io sono del 66, per cui è chiaro che l'ho vissuto, avevo 16 anni, stavo in tribuna con lo Striscione, e mi ricordo un anno lo passai anch'io, Sandro, a Trigoria, lo raccontavo a Francesco, no? Con i giovanissimi regionali, c'era Scaratti che ci allenava, c'era Desideri, Di Livio, c'era un certo Scalchi, Boccia, c'era Gregori in porta, non so se te lo ricordi, Sandro. Io ho giocato con tutti loro, eh. Io sono 65. Tu eri un po' più grande. E devo dire che anche lì... Più le devo, mica tanto, dai. Insomma, stiamo là. Io sono gennaio 66, per cui stiamo là. Però mi ricordo della gran brava persona, della persona per bene, della persona educata, al di là del suo aspetto che sembrava burbero, no? Che sembrava sempre, come detto, incazzato, ma non era incazzato, era un suo modo di essere, di fare. Anche quando passava a Trastevere, c'era a Via della Luce un negozio, c'è ancora, un biscottificio, no? Chiamava Anna a biscottare, lui passava ogni tanto là, no? E lo vedevi sempre con questo suo fare abbastanza serioso. Però credetemi, era veramente una persona per bene. Era veramente una persona per bene. Non che gli altri giocatori d'oggi non lo siano, per carità, lungi da me pensarlo, però ti dava proprio quell'impressione anche solo a guardarlo. E poi se lo conoscevi ti accorgevi che era effettivamente così. Guarda, io tu l'hai conosciuto meglio di me e me lo puoi confermare, Sandro, no? Come no, assolutamente, l'ho detto anche in precedenza, prima che non c'eri. Prima del giocatore c'è stato l'uomo, una persona fantastica, una persona... un grande campione che non ti faceva pesare il campione che era una persona come tante altre, non si dava arie, non si dava strafottenze, ci rispettava a noi che avevamo 16 anni, cioè noi quando entravamo dentro lo spogliatoio lui diceva a Bruzzo, a Bruno Conti, a Falcao, questi sono ragazzi che fanno parte della S Roma, si allenano con noi, bisogna trattarli bene e farli crescere bene, questo è l'uomo. Guarda, hai capito che spessore? Che spessore? Hai capito, Francesco, quando entrava ci stava Falcao, Bruno Conti, Pruzzo. Hai sentito che nomi? Niente così, proprio... qualche nome così semplice. Io questa sera ho scelto, Francesco, anche loro, questa sera per farvele vedere qualche foto dove, perché ne parlavamo proprio con Eva qualche settimana fa, parlando della serietà, no? Che mostrava sempre Agostino, e vi faccio vedere delle foto che invece sono splendide, che ti rimane impresso. Vedete le foto, sono veramente la voglia di divertirsi, perché il calcio per lui era la passione, quella vera, quella che ti faceva passare tutto. Addirittura qui voleva rubare il mestiere al nostro Roberto Teschi, no? Da fotografo. È una delle foto queste che sono veramente più belle in assoluto. Qui con il bomber Roberto Bruzzo stavano facendo allenamento, qui probabilmente c'eri anche tu, Sandro, perché il periodo era quello, e vedete come scherzano, no? durante l'annata, insomma, ecco. Era un grande personaggio, veramente. Ricordati, Francesco, che poi se vai sull'aspetto tecnico, quando una squadra vince è perché tu formi un gruppo, uno spogliatoio unito di amici, perché se non sei amici ti puoi inventare i meglio campioni al mondo, non vinci mai. E loro erano tutti un gruppo di amici, chi giocava e chi non giocava. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Francesco, vedendo le foto, io la posso dire una cosa: cioè, Bruno Conti è uguale. Bruno Conti non cambia mai. Oh, io non ho capito come funziona. Lui va sempre così. Gli dai una maglietta da titolare, ancora gioca pure Bruno Conti. E come gioca? Io posso... Per esempio, Eva ha parlato di Bruno Conti, no? Per farti capire i giocatori di una certa importanza prima e quelli attuali, senza offesa per nessuno.
Un mio amico 2 giorni fa, un tifoso della Roma, ha festeggiato 50 anni. Io ho mandato dei messaggi a dei miei ex compagni di squadra per fargli un video messaggio di auguri, no? Bruno dopo 2 secondi mi ha risposto. Ho mandato un messaggio a qualcuno senza fare nome, ha pure visualizzato, non mi ha neanche risposto. Lo fanno, Sandro, lo fanno. Ah, Sandro, se me lo fa fare un saluto da Bruno Conti, io va bene, ma non è che mi chiamo Ferro, sai, io te lo faccio fare e ti giro il video. No, dopo di adesso, ragazzi, arrivederci e grazie. No, ma, ciao, guarda che quello che ha detto Sandro adesso è purtroppo, io aggiungo la parola purtroppo perché non dovrebbe essere così, ma è la sacrosanta verità. Cioè ci sono dei purtroppo dei giocatori, come ha detto lui, visualizzano il messaggio e non solo non lo fanno, ma non ti rispondono neanche. Cioè almeno rispondi, cioè, guarda, non lo posso fare, non ti tengo, non me va, quello che sia. Quantomeno l'educazione di rispondere, no? Anche perché diciamo che uno lo sta facendo fare per... Diciamo, quello è però trasversale, io non ne farei un discorso dei calciatori, eh. Posso dirti una cosa, Eva? Certo. I calciatori di quella generazione là erano grati al loro pubblico, ai loro tifosi. Io dico pubblico, sì, perché faccio teatro, per cui ai loro tifosi, certo, che è la stessa, certo, cosa, ai propri fans, erano grati perché sapevano che il loro successo dipendeva da loro, anche la loro popolarità e notorietà, certo, no? Per cui c'era questo senso di gratitudine. E anche di volte di sopportazione, perché poi dei tifosi ci stanno dei rompicoglioni, scusate il termine, che finiscono mai. Però quello che io dicevo, Francesco, è che la gratitudine che avevano loro, io parlo della generazione prima, della generazione di Agostino, diciamo, per intenderci, non ce l'hanno questi. Sì, non, ma è lo stesso discorso però degli attori, uguale di adesso rispetto a quelli di una volta. Eva, non cambia nulla. Si parla sempre di persone per bene, di persone grate, perché tanto sia gli attori sia i calciatori, se non ci abbiamo il pubblico e i calciatori ci hanno il pubblico che va, beh, chi so, che famo? Ma io sono d'accordo con te, però stavo dicendo che allora, noi facevamo un discorso di calcio, adesso invece è un pochino più prima trasversale. Raccontava questo episodio del videomessaggio, ma è sintomatico, ragazzi. Certo. È sintomatico, tanti visualizzano e manco ti rispondono. Per cui in tutte le categorie ci stanno, ma credimi, si è accentuata negli ultimi anni questo fatto, questa poca mancanza di rispetto. Sì. I giocatori che non si fermano a firmare un pallone a un bambino, io lo so, no, testimoni regolari, no? Certo. Testimoni regolari più o meno importanti, ma anche quelli meno che contano un cavolo, se danno delle arie che prima non c'erano, non esistevano. Sandro, me lo confermi questo? Perché magari... Io e quello che diceva Sandro nelle scorse trasmissioni, il giocatore doveva giocare i campionati per diventare qualcuno, adesso dopo 4-5 partite si sentono campioni, come diceva Sandro. Allora vi blocco solamente un attimo, poi rispondiamo a Francesco, perché abbiamo con noi anche Alberto Mandoletti, che dovremmo... Ciao Alberto. Alberto è un altro Islander, come Bruno Conti. Alberto. Stanno congelato, mi senti lontano? Senti lontano. Dove stai? Alberto, dove stai? Devi alzare il volume del... il contrario di Francesco Fiorino, devi alzare il volume del computer e così ti sentiamo meglio. Allora, poi adesso glielo diciamo. Io la domanda che voglio fare, ma perché tra 30 anni, no, quando saremo a fare qualche altra diretta nostra, qualcuno dei giocatori ex di questi campionati qua, per te parteciperanno con noi? Come fanno? No, per me no. Francesco no, perché avevo mandato in pensione. Guccia, ovviamente. Francesco, Sandro, noi ci stiamo. Può essere, che ne sai? Allora, tu pensi anni, 15 sarò, speriamo. Esatto. L'unico che ma tu ci devi stare perché vieni a fare i video. Mo, chi te lascia più potere tartasso da domani? A proposito dei tifosi, no? Mo so affari tua, sa. Ti hai detto sta cosa. Allora, devo fare il video. Devo andare a cena con lui perché è un anno che mi invita a cena e non ci siamo mai visti. Troppe cose devo fare con lui.
Guarda, I love you, Sandro. Guarda, io ne approfitto per dire una cosa. Allora, Alberto, vediamo se si è rientrato. Alberto, devi alzare l'audio del computer, così ci senti di più. Vediamo se adesso mi sente, non so però, non lo so. Allora, una cosa la devo dire, per Sandro, non so se lui se lo ricorda. Mi sento un buon 40%, un buon 40% delle parole. Ah, ok, quindi non è poco. Sono quasi è la poco. Metà, però insomma non la metà. Non è poco. Allora, una cosa che avevo detto, dire... Francesco ne dice sempre un po' di più, quindi va bene Alberto, ci può stare. Ah, vabbè, parlare. Sì, 40% è però buono. Adesso voglio capire una cosa però, tu a me non mi senti, Eva ha detto una cosa e gli ha risposto subito. Tu hai sentito? È chiaro. Ah, è chiaro. Senti, invece non so se hai sentito prima Francesco che ha detto... che sei un Highlander praticamente. È come Bruno Conti. Io da quando sono nato, da quando conosco Alberto, da ragazzetto, lui è sempre uguale, come Bruno Conti. Allora Eva, di tu ad Alberto la stessa cosa che ha detto Francesco, perché a te ti sente bene. Una traduttrice. Sì, ha detto che sei come Bruno Conti, da quando ti conosce non sei cambiato. Niente. Ho sentito Bruno Conti, Bruno. Ah, te l'ha chiamato. Allora, fai una cosa. Avete mai visto? C'è Massimo Lopez che fa finta di parlare col microfono che si interrompe con la voce. No, giuro, no. Sì. Allora, guarda, fai una cosa. Dici il tuo ricordo su Agostino. Potrebbe essere proprio la connessione di casa mia. Siccome ho provato a farle sempre da casa. Eva, noi ti sentiamo però benissimo. Cioè Francesco, trovami una, come devi trovare una trasmissione dove ci abbiamo anche tipo Conte, hai visto che parla con i gesti, cioè siamo proprio mitici. No, volevo dire una cosa invece prima, adesso poi vediamo se... Non so se Marco Gialloreti... Mi fa sempre a me queste cose comunque, no? Io me la ricordito pure questa. Comunque andiamo avanti, vai, che volevi dire? Che vuoi legare a dire? No? Vai. Allora, Marco Gialloreti, se mi senti di connettersi con me e farlo entrare e riuscire dalla diretta. Allora, invece lo vediamo in diretta, Marco, quindi ha fatto proprio il contrario, ma non fa niente. Allora, Sandro, quello che volevo dire prima è questo. Visto che si parlava di gente che manda i messaggi, non visualizza, si fanno le richieste. Sandro, qualche anno fa, io gli avevo chiesto una maglietta di un giocatore della Roma. Sandro era dentro la Roma ancora, allenava... Le squadre giovanili, ci ha messo sì e no due giorni per farmi arrivare quella maglia, tanto per far capire la differenza tra personaggi e personaggi, no? Non la dovevi dire perché mo Massimiliano mette pure questa. Aspetta, gli mando un messaggio a Sandro, aspetta. Francesco, aiutami te, Eva. Guarda che io mi metto in coda dietro a Massimiliano, voglio Sandro no, che mi deve dare magliette di video, Francesco che mi deve invitare ai spettacoli, a posto, chi me lascia più? Io che le porto. La sera che ci conosciamo dal vivo a cena, ma se le porto a voi ne devo portare 100. Ma ci manca una fase tranquillo, Sandro. Ma porti solo a me quando te porto a cena io e te da soli, dai, non te lo chiuso. Allora, pure Eva. Allora, Massimiliano, tu quanto puoi rimanere ancora con noi? Ti dobbiamo salutare e puoi rimanere ancora? Fino alle 22 va bene, 22 e quarto tu andrà a prendere la mia principessa. Io speravo... Anzi, ma vogliamo salutare qualcuno che ci stanno seguendo veramente in tantissimi? Proprio tanti? Prego. Vado io? Allora, intanto il nostro mitico fotografo, ciao Roberto, poi Enrico che l'abbiamo... acchiappato ieri con la trasmissione con la trasmissione delle lupe, quindi ciao Enrico e Pietro, quando tiravamo sbundava la porta, ci mandava pure il portiere ed effettivamente abbiamo capito sbundava praticamente, penso. Sì, immagino di sì e un saluto grande a Alberto Mandolesi. C'era qualcun altro? Voi intanto andate che ce ne siamo persi qualcun altro, io lo recupero.
Sì, va bene. Allora, Francesco, prima di salutarti, perché ovviamente ti lasciamo, quando venivano al PUF, perché con tuo papà, con Lando, insomma, era un periodo diverso, no? I giocatori venivano, chiacchieravano, parlavano, sì, stavano insieme ai tifosi. Il PUF poi è un ambiente, è sempre stato un ambiente familiare, no? Dove poter scambiare due chiacchiere. Ecco, ce lo vuoi un po' raccontare? Ma guarda, erano bei periodi. Papà era molto amato dai giocatori, e papà amava quei giocatori, per cui furono Conti, Di Bartolomei, Falcao, tu, ma anche prima, De Sisti, no? Ci abbiamo trovato una foto insieme ultimamente con Fabrizio Grassetti, dove lui stava portando in anteprima il 45 giri al Tre Fontane e allenava Giagnoni, no? E sì, c'era un Bruno Conti giovanissimo, c'era Peccenini, te la ricordi quella bellissima in bianco e nero, quella foto meravigliosa? Sì, e vero, poi vero. Erano frequentatori, ecco qua, con De Sisti, bellissima, e frequentavano il PUF, venivano a cena, vedevano lo spettacolo, si organizzavano spesso delle feste, no? Della Roma, con Nilo Iosa, il personal jet, ti ricordi? Certo, no, tu forse certo. Te ricordi, Fra? No, me lo ricordo molto bene, perché era il personal jet, era uno delle prime proprio realtà, no? che facevano le trasferte, che organizzavano gli eventi. Nilo Iosa, come no, assolutamente. E c'era questa atmosfera, e loro non si tiravano mai indietro, con tutto il pubblico, i tifosi che li salutavano. Io ero piccolino e mi ricordo queste cose bellissime. E mi ricordo quando andavo allo stadio, ancora non era questo lo stadio olimpico, era quello tutto aperto, dove stavamo in tribuna con Aldo Pasquali. Eccolo, Alberto Mandolesi, ci senti? No. È uno scherzo. È uno scherzo. Mo ci sente Alberto. Ci sente lui e non funziona l'audio, e non ce lo vogliamo credere. Comunque, era un'altra epoca, per carità, non voglio fare quello vecchio rompiballe, ma insomma era una bella epoca, l'epoca poi che anche Sandro ha conosciuto molto bene, per cui bene per chi l'ha vissuta, male per voi che l'avete vissuta poco. Infatti stava di Max, ci stanno a fare rosicare stasera, ti senti? Sì, Max, per quello, siamo più vecchietti, un po' di rosicamento piate con questa cosa, insomma. Va bene, non è proprio tanto, guarda, 10 anni più vecchietto sei di me, non è proprio tanto. Però sentite che piacere ascoltare certe bellissime parole con giocatori che non avete conosciuto, con quello che hanno dato, e poi andate a vedere le immagini, vi rendete conto veramente. È vero. Quello che dice Francesco risponde alla verità, quando lui dice noi senza pubblico non siamo niente, ha ragione, perché io a 55 anni adesso, che sono 20 anni che io ho smesso di giocare al calcio, quando io vedo un tifoso che mi saluta e mi chiede un autografo, io sono la persona più felice del mondo, perché dico, ti rendi conto, noi abbiamo lasciato qualcosa, io lo faccio con piacere. Poi c'è pure quello che rompe un po' le scatole, ma fa parte del tifo, però senza loro noi non eravamo niente, io, lui, niente eravamo, e grazie a loro che poi siamo diventati popolari, perché è loro che ci hanno trasmesso il soprannome mio, se io non giocavo a pallone nel corpo, non mi ci chiamava nessuno, mi ci hanno chiamato certo. I tifosi, certo. Cioè, capito? È così, è vero. Allora, Francesco, noi ti ringraziamo, ti abbiamo rubato un po' di tempo. Ma che mi hai rubato? Parlo sempre con te, perché ormai insomma sei di casa, quindi non è che... Ma che scherzi, Fra. Che quando mi ha chiamato Francesco, guarda, io stasera sono il piccoletto, me lo tengo, mo l'ho appoggiato davanti alla PlayStation, mo ho detto, vieni subito, papà. Beato te, io gli leggo quando faccio la diretta, quindi vai tranquillo, sei stato molto più caruccio. Grazie invece che mi chiamate sempre. Grazie Eva, grazie Sandro, è stato un piacere. Ciao Francesco, a prestissimo. Ciao Francesco. La prossima volta di ispirazione, quando vuoi chiamami sempre. Francesco, quando facciamo la cena, devi venire a cena anche te.
Volentierissimo, con tutto il cuore. A posto, e Francesco, se senti Bruno, salutamelo tanto, tanto, tanto. Volentieri, te lo saluto. Ciao Francesco, grazie. Ciao. Grazie, grazie a Francesco Fiorini. Allora, nel frattempo abbiamo recuperato Marco Gialloreti, che era all'opera. Marco. Marco sta lavorando alla Clemente. Io farei un applauso a Marco, perché sta fa un mazzo dietro la regia, veramente cioè, tanta roba. Settimane che Marco è una cosa incredibile, taglia, cuce, mette, fa... È in grande. E Marco, guarda, ti faccio in diretta, ti ringrazio in diretta per il video ieri di Totti, è stata una cosa, io l'avrei messo un'altra due volte, però sembrava brutto. Metterlo quattro volte durante la trasmissione pareva brutto. Le due clip che ho preparato, non so se facciamo tempo a vederle, sui gol di Alessino, soprattutto la seconda, è venuta carina proprio. Molto, e quindi bene. Comincio con la seconda. Allora, facciamo una cosa. Intanto andiamoci a vedere il video che abbiamo realizzato con Roberto Scarnecchia, altro compagno di squadra di Agostino Di Bartolomei. Tra l'altro, Roberto sta lavorando, quindi era in cucina lo chef, però ci ha tenuto comunque a fare un saluto a Marisa Di Bartolomei, a ricordare il suo compagno di squadra. Ve lo faccio ascoltare. Roberto Scarnecchia, allora, Agostino Di Bartolomei, insomma, il tuo grande compagno di squadra, siete stati insieme per tanto tempo, a ruota libera, quello che ti senti di dire come ricordo di questo straordinario capitano? Beh, tieni presente che è il compagno col quale io ho giocato più campionati, no? Perché comunque l'ho avuto per 5 anni alla Roma, 5 anni e mezzo alla Roma e poi 1 anno e mezzo al Milan, per cui è il compagno col quale ho giocato di più. E quindi posso dire che il giocatore che ho condiviso più campionati. Che figura era? Perché per tanti è sembrato così serioso, no? Invece sappiamo per certo, da quello che ci avete raccontato tutti quanti voi, che invece era uno molto, molto aperto, soprattutto con chi veniva da fuori, con i giovani, con chi aveva giovani, bisogno, con chi aveva bisogno. Sì, era comunque una persona sicuramente chiusa, ma aveva anche, era veramente buono, quindi tante volte magari l'impressione era sbagliata, no? Su di lui, però lui non ha mai pensato di reagire in modo negativo, cioè ha sempre detto io sono questo, se mi volete sono così, insomma. Senti, insieme prima di andare al Milan avete vinto 2 Coppe Italia, poi tu sei andato, sì, via, però le 2 Coppe Italia che hanno iniziato, no? Il cammino della Roma vincitrice dello scudetto, poi della finale di Coppa Campioni, è nata lì. Ci racconti la sua gioia, che poi era anche la tua da romano, romanista, vincere nella tua città? Ma è chiaro che la Coppa Italia allora era veramente molto sentita, quindi averne vinte 2 consecutivamente è stato veramente un grandissimo risultato. È da lì un po' che si è capita che la Roma era una grande squadra, no? Quindi che la Roma stava iniziando un ciclo importante, e da quelle 2 Coppe Italia abbiamo capito che stavamo andando verso la strada giusta. Roberto, noi ti ringraziamo perché sappiamo che sei impegnato, però ci tenevi a fare questo saluto ad Agostino Di Bartolomei, a Marisa, che assolutamente. Quindi grazie. Grazie a te, un bacio a tutti. Ciao Marisa, se mi vedi. Un bacio. E allora, questo era Roberto Scarnecchia. Stai allora, fermo che ci provo io a far entrare Alberto. In blocco, vai, prego. Ci senti? Provi. Ci senti? Sì, è andato. Ma pure voi sentite me? Sì. Adesso... È la prima volta, forse mi vedrete commosso perché non pensavo. No, ma è colpa di Francesco. Guarda, vedi, t'ho inserito io, è funzionato tutto. Ma è ovvio, ma è ovvio. E nel dialogo con Francesco non va, capito? Ci voleva io.
Allora, a questo punto approfittiamone, dici la tua su Agostino, il tuo ricordo sul capitano Alberto. Sono stato un privilegiato perché ho raccontato tutte le sue gesta come calciatore, perché ho avuto forse anche la fortuna, io lo dico sempre che la parola amicizia è una parola un po' inflazionata, però forse posso usarla nei suoi confronti, perché c'era un sentimento molto, molto simile, molto vicino, e poi perché ho visto giocare, ho avuto una confidenza con lui. Io tengo molto a raccontare, se volete vi racconto un aneddoto che vai spiega veramente quale persona fosse. E ci fu una partita, secondo me era il secondo turno di Coppa dei Campioni. Andammo a giocare a Sofia in Bulgaria, dove c'era il CSKA, era una squadra fortissima che non perdeva da 7 anni sul proprio campo. Ha fatto 4 gol alla Juve, batteva chiunque sul proprio campo, non c'era proprio storia per nessuno. Andammo lì e il giorno della partita cercai di fare un collegamento. Prima sai che i giornalisti potevano viaggiare con la squadra e con i giocatori, e dormivamo nell'albergo dei giocatori. E allora all'ora di pranzo andiamo tutti quanti a pranzo e chiedo ad Agostino, in qualità di capitano, dico: senti, ti va di fare un collegamento con la radio per cui lavoravo? E lui dice sì, non c'è problema. Prima molto mi pensa il capitano della Roma che fa a poche ore dalla partita il collegamento in diretta con la radio. Però c'era un problema, perché sto parlando dell'autunno del 84, non funzionavano i telefonini, non c'erano i telefonini, prima si chiamava in teleselezione e in Europa era difficile. Pensa tu, in Bulgaria oltre era la cortina, è una cosa pazzesca. Allora vado lì dal concierge, lì alla reception, e faccio, dico: guardi, avrei bisogno di chiamare Roma per fare un collegamento con la mia radio. Ma dove, Roma o Italia? Sì, e dico: guardi, devo aspettare ma minimo un'ora e mezza, due, per avere la linea. E dico: ma come facciamo? Agostino mi fa: vieni in camera su da me, vieni su, non ti preoccupare. Saliamo in camera, adesso abbiamo finito di mangiare, saliamo in camera e aspettiamo lì la telefonata. Aspettiamo sta telefonata, un'ora, un'ora e mezza, quasi 2 ore, arriva il collegamento, arriva finalmente il collegamento. Io faccio un collegamento dalla stanza, dalla camera del capitano, collegamento incredibile, confidenziale, emozionante, dalla Bulgaria. Insomma, facciamo a tempo a salutare che sento tipo sfondare una porta. Boom! E apre ed è Previti. Previti era in quel momento il direttore sportivo da Roma. Incavolato come un pazzo, comincia a strillare: Mandolesi, è colpa tua, qui noi ci stiamo giocando la Coppa dei Campioni e adesso tu vieni qui a disturbare i giocatori per fare i collegamenti. Adesso ti dico, io mi stavo prendendo questo cazziatone, perché poi sai, quando provi a fare le cose le forzi sempre un po', no? Però gli dico: quale sarebbe stato il giocatore, qual è la persona che poi pronta ad assumersi le colpe? Si alza Agostino, che stava disteso sul letto, si alza e fa, alza la mano e dice: guardi, il problema è mio, perché sono stato io a dire a Alberto di venire e salire su in camera per fare il collegamento. Lui è rimasto su così, normale, io sono andato via. E poi tra l'altro noi vincemmo 1-0, se ricordate bene, con un gol di Paolo Roberto Falcao, violando quel campo dove non si perdeva da 7 anni, dove loro non perdevano da 7 anni. Però pensate chi è stato Agostino Di Bartolomei. Doveva prendere questo cazziatone, io lo dovevo prendere, e l'ha preso lui al posto mio, dicendo: sono stato io a volere questo per spiegare la persona. Sandro, Sandro, quello che ha detto Alberto adesso, si è preso le colpe per proteggere tra virgolette un giornalista, che in quel caso era Alberto. Pensiamo quante volte lo ha fatto con voi, con qualche tuo compagno, no? Perché allora, innanzitutto fammi mandare un saluto ad Alberto, un abbraccio grande, perché sono tantissimi anni che lo conosco, ha fatto anche delle radiocronache quando abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi è un carissimo amico. Certo che sì. E,
Me lo dicevo prima di Agostino, cioè se ha fatto queste cose, però Alberto ha specificato secondo me un aspetto importantissimo, che prima i giornalisti potevano viaggiare con i giocatori, potevano andare nello stesso albergo dei giocatori, naturalmente con giusto rispetto delle regole che c'erano anche allora, però era un confronto, perché dopo mangiato il giocatore poteva farsi una chiacchieratina a 10 minuti con il giornalista, poteva essere intervistato tranquillamente, quindi facendolo salire in camera ti dimostra, al di là del campione che è stato, la persona semplice, umana, che si è preso delle colpe di fronte a un direttore sportivo che Previ di prima era un direttore sportivo con le palline sotto, non era l'ultimo arrivato, quindi era uno che ti faceva molto rispettare, e quindi pensa ai rapporto che c'era, e la figura che era questa persona all'interno dello spogliatoio, e non ti parlo di noi sedicenni, ma proprio che se tu parli con Bruno Conti Abruzzo o parli con Falcao, sono sicuro che ti direbbero le stesse cose, perché l'hanno vissuto una persona cupa, ma perché era così, ma lui dentro lo spogliatoio rideva, faceva le battute, poi nel suo campo lavorativo era il classico professionista, perché era il capitano, ci sono capitani e capitani, lui era il capitano, ecco, questo racchiude tutto Agostino Di Bartolomei. Allora, salutiamo e ringraziamo per esserci sempre il nostro grande Max. Noi scherziamo sempre, grazie, ma io devo dire che da quando abbiamo trovato quest'anno questa persona, che è Massimiliano Catini, è incredibile. Perché... Scusate, mi permettete però di ringraziare pure Michela, da quando abbiamo cominciato la collaborazione. È proprio il gruppo Amoroma che è figo. Sono due persone. Eccola! Un saluto a Max. Ci saluta Enrico, grazie. Ciao Enrico. Ciao Sandro, ciao Alberto, ciao Marco, ciao Francesco. Ciao, buon lavoro. Ciao Eva. Ah, oh, te tocca Sandro, ormai gliel'hai promesso. Cioè, capito con Bruno, la cena vicino con lui, la maglietta. Stasera era meglio che non partecipavo. Guarda. Però sono contento perché sono stato per la prima volta con Eva. Ho rivisto con grande piacere Alberto, tanto perché è un carissimo amico ed è soprattutto una brava persona che è rispettata da tutta la tifoseria della Roma. E oggigiorno in tutte le tifoserie non è facile che un componente di un giornalista, di una testata giornalista, viene rispettato come è rispettato lui nella nostra città. Evidentemente il suo lavoro gli ha fatto crescere una stima e una simpatia, perché si è comportato bene, e la persona per bene si ricorda delle persone per bene, come noi ci ricordiamo di Agostino Di Bartolomei. Bellissime queste parole. Tra l'altro, non so se te lo ricordi, ma scherzando, io insomma riuscì a, così con fortuna, a prevedere un tuo gol nella finale di Coppa Italia d'andata. Ti ricordi questo episodio? Mi ricordo benissimo, a Genova con la Sampdoria. Esatto. Come no? Mo non mi dire, mo che ti devo invitare a cena pure a te. No, perché Sandro aveva preso l'abitudine di segnare all'ultimo minuto del primo tempo. La Roma stava prendendo 1-0 con la Sampdoria a Genova, la finale d'andata, e allora in quel momento stavamo in radiocronaca diretta, io faccio, dico, beh certo, ci vorrebbe un altro gol, dico, adesso l'ha fatto come abitudine di Sandro Tovalieri, ma a tempo 10 secondi veri, Tovalieri che segna il gol, e quel gol tra l'altro è il gol segnato fuori casa, che diventa determinante poi pure nella partita di ritorno. E poi pensa al ritorno, all'ultimo minuto del primo tempo, io ho preso il calcio di rigore, che era quasi finito il primo tempo. Sandro ti blocco un attimo, perché oggi entra, esce collegamenti. Come stai, Giorgio? Buonasera. Buonasera, Sandro, vai tu, perché ho visto stasera mi state emozionando, addirittura il grande direttore mi fate stare in collegamento.
cioè lui mi ha visto crescere a me giovanile, quindi io lo porto nel cuore, che è stato un grande ed è un grande tuttora, soprattutto è una persona fantastica, quindi un caro abbraccio al direttore. Non so se Giorgio sei riuscito a sentire le parole di Sandro, penso di sì. Comunque le parole, purtroppo ho dimenticato le cuffie e questo è stato un errore proprio tremendo. No, c'è Sandro, abbiamo rumore, sentiamo poco. C'è Sandro Tomaglieri che giustamente ti ha fatto, è molto contento di rivederti, di parlare con te questa sera, perché lo hai cresciuto di fatto, cioè hai seguito passo passo tutta la parte di Sandro Tomaglieri. Vabbè, Sandro, sai, i giovani bisogna seguirli, ma non è che il talento si riconosce immediatamente. Lui è un ragazzo molto dotato, di grande qualità, un grande finalizzatore. Poi magari da giovane aveva avuto bisogno certamente un attimo di qualche correzione, come tutti, perché è normale questo, ma lui si è subito adeguato, abbiamo scelto per lui un percorso importante. All'inizio lui ha risposto alla grande e poi è diventato un giocatore professionista di grande livello. Insomma, quindi sono contento di salutarlo. Ma ripeto, le qualità erano le sue e noi l'abbiamo solo accompagnato nella crescita. Allora, io saluto Alberto Mandolesi, avevamo promesso questo collegamento da un po' di settimane, Alberto. E ci siamo Alberto riusciti. Torna però. Saluta Giorgio, saluto a Sandra, vabbè, tutti quanti. Sì, ma torni con la promessa che torni però. Sì. Alberto, con la promessa che torni. Sì, lo facciamo. Adesso vedi che ora riesce, quindi non ti preoccupare. Non c'è più problema. Perfetto. Non c'è più problema. Ciao Alberto, grazie. Grazie a tutti. Ciao Alberto. Grazie. Ciao. Grazie. Alberto Mandolesi. Allora, Giorgio, stiamo parlando di Agostino Di Bartolomei. Io so che non sei solo, tra l'altro, quindi Sandro, non sono finite le sorprese. Perché insieme a te c'è anche Ettore Viola, che poi faremo subito intervenire. Allora, ci dici qualcosa su Agostino, Giorgio? Ma Agostino, io sono entrato praticamente alla Roma con lui, nei primi trionfi della Roma Primavera. Lui era il capitano, era un ragazzo di... Si capiva che era un po' diverso da tutti, perché... Era un introverso, però aveva una grande personalità e in campo aveva una grande personalità tecnica, anche se non parlava molto, anzi parlava pochissimo, però in campo era già leader, era un ragazzo che si faceva seguire per la sua personalità, il suo carisma tecnico e le sue qualità. Naturalmente ricordiamo tutte le sue qualità tecniche, questo grande calcio di punizione, questo... Ho visto pochi giocatori nella mia carriera calciare come lui. Poi è diventato grande, è diventato giocatore della Roma, titolare. Poi, insomma, con la mossa di Lidl di arretrarlo, mossa illuminante di arretrarlo nel reparto difensivo, tutelato dai recuperi di Verco, insomma, la chiave di momento di quello scudetto per Russo e grande. E poi naturalmente c'è stato il distacco dato al Milan e poi l'epilogo che è stato veramente triste, veramente sorprendente. E quello che ricordo, lui mi chiamò una settimana prima di questo evento luttuoso, chiedemi dei consigli, voleva inserirsi nel calcio come dirigente, parlammo a lungo e rimanemmo, ci saremmo sentiti per sviluppare una qualche possibilità in quel senso, quindi rimane rammarico che non si è potuto fare nulla in questo senso, perché il tempo fu troppo breve. La settimana dopo purtroppo arrivò questa ferrale notizia. Comunque un romano, un romanista, un calciatore importante, un ragazzo che si è sempre elevato anche per una certa distinzione, un certo tipo di comportamento, ripeto, difficile da trattare, che era così molto introverso, però comunque quando si esprimeva anche sempre con concetti chiari,
io ricordo questa melanconia un po' che stonava un po' un gruppo che di solito di giocatori che di solito è abbastanza propenso all'allegria, propenso a cioè, però questo era il suo carattere, lo rispettavamo e comunque insomma sicuramente una ragazza che è nella storia di questa società. Giorgio, noi ti ringraziamo per questo ricordo. Vi passo Ettore. Importante, grazie. E ci passi, sì, Ettore Viola. E... buonasera, saluti. Buonasera, grazie. Buona serata. Sandro, te stiamo facendo un po' delle sorprese stasera, di sorprese importanti. Ecco anche, c'è scritto Giorgio Perinetti, ma è Ettore Viola. Questo certo. Possiamo dire tranquillamente. Allora, Ettore, vedo che sei in buona compagnia. Vinello. In ottima compagnia. Siamo al ristorante Mani in Pasta di Trastevere. Io, l'avvocato Grassetti, è il mio preferito direttore generale, direttore sportivo, Giorgio Perinetti. Loro allora, fortunatamente sono astemi, io un po' di meno. Lo avevamo detto anche prima, giustamente. Detto che non sento niente. Un po' di vinello ci sta bene. Allora, no, sì, ci vuole. Ci dici, Ettore, il tuo ricordo sulla costruzione di Bartolomei? Scusa, ma ho due disturbatori al tavolo. Comunque, il mio ricordo nasce ovviamente quando mio padre comprò la Roma. E da lì disegnò un nuovo percorso dove giustamente il capitano aveva un ruolo fondamentale, carismatico, tecnico e esageratamente un po' troppo umorale e ombroso, e questa sua mancanza un po' l'ha danneggiato nel prosieguo della sua comunque brillante carriera. Due Coppa Italia, lo scudetto, grande combinazione di Lido, ma l'ha ricordato Perinetti nell'accoppiarlo Virtuo difensore centrale. Poi però le cose cambiano, Lido cambiò e tornò al Milan, venne Eriksson in quel ruolo lì non lo vedeva, non essendoci più Virtuo aveva chiesto la sua cessione e tutto sommato Di Bartolomei preferì riunirsi a Lido, che nel frattempo era ritornato a essere allenatore del Milan. Comunque, diciamo, un ottimo ricordo come persona, come uomo, come capitano. Ripeto, però la sua grande lacuna era questo carattere esageratamente umorale e ombroso, che sono sincero non meritava di averlo, perché se avesse avuto un carattere un pochino più goliardico, sarebbe stato sicuramente un grande premio per lui e probabilmente non avrebbe comportato quello che poi dopo tanti anni purtroppo è sfociato in una tragedia pesante e inimmaginabile. Andando a vivere a Castellammare di Stabia, Castellabate, vengo corretto, benvenuti al sud, lui probabilmente si isolò e si emarginò in maniera esagerata, andò al Milan, andò poi alla Salernitana, ma non riuscì più a recuperare, forse isolandosi più del dovuto ha sbagliato, forse stava in una grande città, sarebbe stato ripreso in qualche squadra importante. Purtroppo la fine fu inaspettata, ma una fine così violenta sinceramente ci ha lasciato tutti spaventati. Io non c'ero, ero a Roma, mio fratello andò al funerale e me lo ricordo con grande partecipazione di tifosi, c'era mio fratello, una grande tragedia, mi dispiace molto, lo ricordo con affetto. Eh sì, questo era il presidente di Noviola che qui stava premiando Roberto Bruzzo e a fianco c'era ovviamente il capitano Agostino Di Bartolomei. Questo. Una delle rare volte che mio padre entrò in campo, perché lui era piuttosto timido nelle sue emozioni, e di entrare in campo fu sempre forzato ad andarci. Eh sì. Per non parlare del famoso giro. Qui che vedo? Qui rivedo mio padre.
qui c'era allo spettacolo di Carmelo Bene con tutta la Roma, quindi c'era l'ingegner Dino Viola e i giocatori della Roma che erano andati a teatro a vedere lo spettacolo. Certo, certo. Me lo ricordo, me lo ricordo. Eh sì. Signori miei, allora, bei tempi, c'è tanta nostalgia. Eh sì. Ettore, noi ti ringraziamo per questo ricordo. Adesso, dulcis in fondo. Sì. Niente proprio di meno, qui a tavola c'è l'avvocato Fabrizio Grassetti. Oh, e questo presidente e questa è la ciliegina sulla torta. Questa è la ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta. No, questa è qualcosa di più. È la torta e la ciliegina compresa. È la torta e la ciliegina insieme, va si bene, è giusto. Si è mangiato tutto con un insano appetito. Bene. Ve lo passo. Grazie. Grazie Ettore, grazie. Grazie, saluti a tutti. Grazie, mani in pasta. E allora adesso è la volta del qui te lo faccio fare a te, Eva. Fabrizio Grassetti, buonasera, un saluto a tutti. Ciao presidente, tutto... quindi tutto insomma ha mangiato, bevuto un po' bene. Anche per anche se un po' di tristezza per quello per questi ricordi di Agostino, infatti. Ma ci vuoi raccontare qualcosa sulla questione di Bartolomei? Quello che vuoi, un ricordo, una cosa in particolare? Ma una cosa sportiva, anche se corro il rischio di ripetere, la prima volta che una delle prime volte che io ho visto di Bartolomei era in un torneo, nel torneo dello Junior Club, e non è leggenda, a me mi è stato raccontato, ma l'ho visto con i miei occhi. Segnò due gol veramente da metà campo, anche se era una metà campo più ristretta perché erano i campi dell'acqua acetosa, per capire com'era il giocatore. L'altro ricordo che mi fa particolarmente piacere, perché di Bartolomei si è sempre sentito un pochino abbandonato da molto del calcio, però quando festeggiammo il 10° anniversario dello scudetto, parlo quando era il terzo Algette, organizzammo un ricordo e venne la Taverna Flavia, c'era la signora Flora Viola, c'era Ettore Viola, c'era Di Bartolomei e c'era Marisa Di Bartolomei, e festeggiammo il decennale di quello scudetto. Ingegner Viola era venuto a mancare da qualche anno. E poi a distanza di pochi giorni facemmo invece all'interno dello Stadio Olimpico un altro ricordo dello scudetto, naturalmente sempre con Di Bartolomei, ma con tanti giocatori, tutti i dirigenti di quel periodo. Quindi un rimorso per aver trascurato il capitano, fortunatamente non l'ho. Quando arrivò questa notizia terrificante, con un amico tale Bruno Rivani, con quale condividevo tante trasferte, non ci pensammo un attimo e partimmo per Castellabate per partecipare al funerale. C'entra poco, era una Delta integrale, come tutto questo tipo di macchine, non c'era l'aria condizionata e faceva un caldo spaventoso. Questo Castellabate tanto è carino sopra, tanto è bello, ricorderete tutti la piazzetta sulla quale è stato girato il film Benvenuti al Sud, sotto c'è il porto di Acioli che è stupendo, poi il resto è un pochino brullo, e la chiesa era vicino a uno sterrato con il carro mortuario a una certa distanza perché non poteva andare oltre. Chiesa piccolina, caldo terrificante, ho dei ricordi tristi ma sfumati, ricordo sicuramente Riccardo Viola, ricordo Bruno Conti, ricordo Franco Tampredi, e ho avuto, sembra un vanto ma invece vorrei che venisse ben inteso, ho avuto secondo me la fortuna, quello di accompagnare la bara al carro funerario, al carro mortuario, e con non la morte nel cuore ma di più. E poi rientrammo a Roma e c'era un torneo alla fine del primo tempo, uno dei pochi minuti della parte della Roma che non ho visto,
adesso non ricordo quale manifestazione era, so che arrivammo e tutti intorno perché volevano avere notizie più fresche, e ricordo che segnò due gol campione in quel torneo, sì. È una stupidaggine, non so cosa, le cose importanti sono quelle che abbiamo detto prima, ma parlare di uomo di Bartolomei non mi permetterei mai, perché cosa, le sensazioni che una persona ha dentro, come è fatto, può parlare soltanto i suoi parenti, e per rispetto alla splendida signora Marisa, al bravissimo che conosco di meno, figlio maggiore, e al carissimo Luca, non mi permetterei mai di entrare nella psiche, nei pensieri, nella storia di una persona. Eh sì. Allora, guarda, prima di salutarti, sono arrivati anche due messaggi per te, te li leggo. Uno di Erico Caminante, che dice buonasera presidente, l'altro di Cristian Losito, che dice un saluto affettuoso e di vero cuore al presidente Fabrizio, con il quale ho condiviso quest'anno di storia della S Roma con lo studente. Quindi sono arrivati già un paio di messaggi per te. Fabrizio, ti ringraziamo per questo collegamento. So grazie. Eravate in grazie a voi per l'attenzione. Avete fatto un bel regalo intervenendo in diretta. Grazie, veramente. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Al presidente Fabrizio Cassetti, a Giorgio Perinetti, a Ettore Viola, che sono intervenuti. Comunque, ragazzi, io quando sento che raccontano, cioè proprio penderei dalle loro labbra per serate intere, proprio perché è un mondo completamente diverso da quello che comunque ho vissuto io, e al di là di questo nello specifico, che è bella tosta come cosa, però per il resto, insomma, quando raccontano e parlano del rapporto con i giocatori, di quello che hanno fatto insieme, di un passato che comunque io ho sempre visto solo in televisione. Confermi quello che ha detto Sandro prima, no? Quando ha detto, dice, vi vedo che è un bel piacere ascoltare, no? questi ricordi, questi, sì, tanto, è vero, a partire da chi ci ha giocato come Sandro, a chi lo ha vissuto da dirigente come appunto è stato Perinetti, o da giornalista come è stato Alberto Mandolesi, Giorgio Martino, o lo stesso Ettore Viola, no? Che l'ha vissuto, certo, da dirigente, da figlio del presidente Viola. Poi una di queste sere, Sandro, parleremo anche del dottor Viola, dell'ingegner Viola, perché anche lì c'è tutta un'altra storia di un uomo che insomma stava. È stato il mio presidente negli anni '80, quindi una figura. Quando vedo Ettore e Riccardo, sono due, per me è stata una famiglia. Io la famiglia Viola e la famiglia Sensi, per me sono state le persone che hanno fatto crescere in modo bellissimo la Roma. Purtroppo non sono stati apprezzati tantissimo per quello che hanno fatto e per i sacrifici che hanno fatto, e ci hanno rimesso anche la vita per la Roma, perché vivevano 24 ore su 24 proprio per la Roma, e ci hanno rimesso anche dei soldi personali. Però secondo me se ne sono accorti dopo, cioè tutti quelli che l'hanno criticati prima, poi dopo quando è arrivato il resto, Eva, quando poi esci, è come quando muore una persona, tutti dicono che è brava persona, poi magari due giorni prima non gli parlavi bene, invece dopo ti rendi conto di quello che hanno fatto, dopo che magari vengono altri che vengono per altri interessi loro, esatto. L'interesse loro era l'amore per la Roma, per la Roma, far vincere la loro squadra del cuore insieme a tutto il popolo giallorosso. Io l'ho, certo, conosciuto, lo posso testimoniare, anche dopo le morti, anche dopo la morte di Franco, la stessa Rossella Sensi, che è stata tanto criticata, però con pizzico di fortuna avrebbe vinto uno scudetto se non perdiamo la partita in casa con la Sampdoria, dove nonostante i debiti ogni anno non vendeva un giocatore ma ne comprava uno, e quindi aumentava la rosa come qualità. Ma questo lo possiamo registrare e mandare a qualcuno in particolare in questo periodo, che queste plusvalenze, no?
Non si può fare? Vabbè, guarda, no, diciamo guarda, così per dire. Guarda, ti dico che non c'è bisogno, perché sicuramente... sicuramente ci stanno già seguendo. Comunque, facciamo una cosa, perché io, mi dispiace che ancora non abbiamo fatto parlare Marco. Abbiamo detto prima, ha lavorato tantissimo, adesso poi vediamo il servizio questo di Denadai, di Michele Denadai, e poi dopo sfoga di Marco, di quello che vuoi, chiedi a Sandro, a Eva, a chi te pare, perché veramente te lo meriti per tutto il lavoro dietro le quinte, oltre che in diretta che fai. Andiamo a sentire quindi Denadai, giusto? Michele Denadai, che abbiamo sentito nel tardo pomeriggio di oggi. Abbiamo in collegamento con noi Michele Denadai. Michele, intanto buona serata, grazie per essere buonasera con noi. Un ricordo da parte tua, Ruota libera di Agostino Di Bartolomei. Ma guarda, ricordi ce ne sono tanti. Io Agostino l'ho conosciuto che eravamo ragazzini, che giocavamo in Nazionale Juniores. Abbiamo fatto gli europei e tutto, e poi dopo... quando sono venuto a Roma l'ho rincontrato, lui, Francesco Rocca, quindi fin da quando eravamo ragazzi. Grande giocatore. Abbiamo qualche problemino, ma adesso lo risolviamo subito, con Michele Denadai. Una cosa che volevo chiedere, com'era lui con i ragazzi? Che venivano da fuori Roma, no? Come potevi essere tu o altri ragazzi, insomma, ecco, in quegli anni lì. Com'era la situazione? Ma la situazione, lui vabbè, a parte io venivo da Milano, quindi poi alla fine lui ci è tornato a Milano, quindi ci siamo... abbiamo scambiato i ruoli, diciamo. Era normale, abbiamo avuto rapporti normali come compagni di squadra, come amici, insomma. Questo era... Lui era delle volte introverso, però c'erano dei momenti in cui era... scherzava con tutti, faceva scherzi, non era sempre in un modo, ecco. Certo, e ci parli un pochino di lui fuori dal campo, che è quello un po' che è stato così a volte disegnato come il ragazzo triste, no? E invece mi sembra di aver capito che non era così. No, non era un ragazzo triste, ma tutti abbiamo dei momenti in cui magari siamo più tristi e dei momenti in cui... ma lui era un compagnone, cioè... facevamo i viaggi, giocavamo a carte insieme, si scherzava, si parlava. Poi c'erano logicamente dei momenti in cui uno magari stava pensando ai fatti suoi, non so. Però certo, lui era un po' introverso, lo era, però ripeto, non era una cosa normale, insomma. Eravate diciamo la Roma che stava iniziando ad essere grande, no? Voi avete dato il là, diciamo, a quella che poi è stata la squadra dello scudetto, ecco. Quali erano le situazioni, cioè eravate consci di questo, cioè che stavate creando un gruppo veramente molto molto importante? Guarda, noi gli ultimi due anni che io ho fatto, quando abbiamo vinto, abbiamo vinto due Coppa Italia, e l'ultimo anno quando è arrivato anche Falcao, secondo me è cambiata la mentalità lì. Prima diciamo che si andava magari al nord a giocare, o a Milano o a Torino, si era rassegnati quasi. Dopo invece c'è stato questo cambio di mentalità, questo cambio forte che secondo me Falcao ha dato questa impronta, diciamo. Certo. Michele, noi ti ringraziamo per questo ricordo di Agostino. Figurati. E ci sentiamo presto. Un salutone e grazie. Ok, un abbraccio.
E allora, questo era Michele De Nadai, altro compagno di squadra di Agostino Di Bartolomei. Siamo a un'ora e venti. Pensa, Francesco, pensa, uscendo un attimino, parlando dell'aspetto tecnico, pensa a un giocatore, no? Tipo quando prendemmo Falcao, un giocatore, un grandissimo campione, con quella personalità, con quel carisma, quanto possa far cambiare un aspetto interiore di uno spogliatoio e dare una fiducia. Se hai sentito attentamente le parole di Michele, diceva: noi andavamo a Torino, a Milano, eravamo quasi rassegnati. La presenza di uno, due, tre campioni ti fa sentire forte di andare a giocare contro queste grandi squadre a pari. È vero, è vero. Cioè, pensa te. Hai pienamente centrato, penso, la situazione, perché proprio sentendo le parole di Tessari, no, quando abbiamo fatto il libro, lui ha detto chiaramente, dice: noi abbiamo voluto, no, inserire quei due giocatori perché noi non abbiamo né cambiato quelli che avevamo né comprato 20 giocatori, noi li abbiamo scelti, sono stati, io sono andato personalmente, Tessari, a vedere Falcao che stava facendo un torneo in Olanda, se non ricordo male, e stessa cosa, quell'anno sono arrivati giocatori che sulla carta, nell'82-83 parlo, magari non erano i nomi, no? Leva Vierkoud, il resto sono stati giovani, da Claudio Valigi, che sentiremo per esempio dopo, a qualcun altro, però erano quelli giusti, no? Per concludere il cerchio. Ed perché tu per vincere non c'è bisogno di cambiare 8 giocatori ogni anno. Qualche anno fa, dove arrivammo a fare quasi una finale di Champions League, avevamo uno squadrone. Certo. Se tu ogni anno cambi 7-8 giocatori, prima che riassembli un po' tutto quanto, diventa difficile. L'anno del 2001 che abbiamo vinto lo scudetto, è bastata la personalità di prendere Batistuta, che si sapeva che lui faceva 20 e passa gol, Batistuta, Samuel Emerson, 3 giocatori messi nel contesto di tutti gli altri grandi campionati, degli altri campioni, hai fatto uno squadrone. All'epoca di Falcao, tu, ne parlano pochissimo, ma Herbert Prohaska è stato uno che ha dato un contributo importantissimo. Nella Roma, quando ha vinto lo scudetto nel 2001, si parla di Totti, Batistuta, giustamente, ma i muratori, Tommasi, Zanetti fecero un campionato eccezionale, perché oltre ai grandi campioni hai bisogno dei grandi gregari. Gattuso al Milan non era un grande campione, ma era uno che in mezzo al campo menava tutti. Vero. C'era Van Basten, c'era Gullit, c'era Ibrahimovic, che erano i campioni e ti facevano la giocata e ti facevano vincere le partite. Ma quando c'era Damià, mica menava Batistuta, menava Tommasi e Zanetti in mezzo al campo. È vero. Samuel dietro. È vero. Samuel. Che mai c'è detto, Sandro? Samuel. Eva, Samuel, dopo 2 minuti. No, 2 minuti, 30 secondi, ti dava subito una secca di tartendine e ti diceva: oggi c'è trippa per gatti, cioè, capito? Però Sandro, ma hai tirato fuori uno dei difensori che per me è il difensore, cioè The Wall, mai soprannome, è stato tra i più giusti proprio. Perché prima l'attaccante, per fare gol contro questi grandi giocatori, doveva fare le giocate. Oggi, sì. L'attaccante fa 30 gol, ma 20 gli fanno fare i difensori perché sono scarsi. Sono d'accordo. Cioè, Maradona, ma sai, e lì è più una questione di carattere che di doti tecniche, però, secondo me, Sandro. Maradona faceva fatica con Gentile, gli emenava dalla mattina fino alla sera. Esatto. Ma quello non è talento, però è carattere, cioè che psicologicamente io sto a far difensore, questa è l'area che difendo, tu non passi in un modo o nell'altro. Io feci una partita 7-8 anni fa, quindi io avevo 46 anni, insomma, siamo andati ad Ancona, abbiamo fatto la partita con tanti giocatori che vinsero il mondiale nell'82 e c'era Claudio Gentile che aveva quasi più di 50 anni all'epoca.
Era come quando giocava contro Maradona, terminava pure una partita di beneficenza perché voleva vincere. Gli ho detto: tu sei matto. Io 10 minuti mi sono andato a fare la doccia. Gli ho detto: io non mi sono rotto il tendine, non muoio per 50 anni. Marco. Beh, io ascolto rapito perché sentire le storie dei protagonisti è qualcosa di meraviglioso. Prima Eva parlava che anche lei ascoltava con ammirazione tutti i racconti, Ettore, Perinetti, Sandro, Alberto Vandolesi, eccetera. È un po' come l'emozione di quando tu sfogli l'album delle fotografie. Per cui È vero. magari le fotografie le hai anche viste. Invece questo è ancora di più perché tu che sei più giovane, io che sono vecchietto, tutto quello che è stato detto in parte l'ho vissuto da tifoso e quindi è una cosa bellissima e sentirlo dai diretti protagonisti è qualcosa di meraviglioso, come per esempio potrebbe essere meraviglioso un giorno coinvolgere Ettore Viola perché un giorno mi disse che lui ha partecipato a tutte le trattative di mercato durante la gestione Viola e questo secondo me sarebbe una cosa strepitosa dai grandi Una calciatori chicca. grandi calciatori oppure come quelli che diceva proprio lui che i giocatori venivano scelti Sandro, i giocatori venivano scelti per cui tutta uno studio, no? Vedere che erano funzionali a quello che voleva l'allenatore. E quindi secondo me sarebbe una cosa molto molto bella. E poi c'è anche un'altra cosa. Questo Marco, questo ti fa capire tante cose, che quando costruisci delle squadre forti con dei grandi campioni è perché dietro c'è una grande società. Ai tempi si percepiva in ognuno di noi, in ogni tifoso, che la società anno dopo anno cresceva ed era arrivata a competere contro lo squadrone che era la Juventus. Quindi noi anno dopo anno, cioè non ci dimentichiamo che noi ci hanno sottratto uno scudetto al Gol de Turone, ma non è che voglio ritornare indietro nel passato, però Però noi andavamo a Torino e ci giocavamo le partite a pari. Prima non ci riuscivi perché tu avevi una società forte, perché la società era presente a Trigoria. Quando tu andavi a fare l'allenamento, ti trovavi sempre il presidente, sempre il direttore sportivo, sempre il direttore, non ti facevano mancare nulla e ti facevano sentire importante, ti facevano sentire che la società c'era, che nel momento del bisogno, nel momento dell'aiuto ci siamo noi. Ci hanno fatto questo, adesso contrabbattiamo e Dino Viola, insieme anche a Franco Sensi, dopo tanti anni, hanno fatto delle battaglie che l'hanno vinte. Sì. Andando contro a tanti sistemi non tanto belli. Caro Sandro, questo che tu ci stai raccontando, che hai vissuto in prima persona, è il motivo perché dopo 40 anni noi ancora ci emozioniamo a parlare con te che sei stato calciatore, con chi è stato dirigente, ci emozioniamo a sentire anche, diciamo, anche se può sembrare una cosa brutta, no? Coi giocatori che hanno giocato un po' di meno, ma che però stavano lì. E quindi è una cosa che evidentemente è stato fatto una buona semina e noi come tifosi dopo 40 anni ancora abbiamo la voglia di stare a sentire le vostre storie, i vostri episodi, i vostri aneddoti e soprattutto conoscervi come stasera abbiamo Sai, fatto il ricordo sai di Agostino. le storie dei giocatori certe volte non c'entra nulla che magari uno gioca 10 anni, uno gioca 6. Io ho giocato 6 mesi a Cagliari, sono retrocesso, sono arrivato a dicembre, ho fatto 13 gol in 6 mesi con Carletto Mazzone. Sono retrocesso e tu sai benissimo che quando retrocedi in Italia, pure se fai 20 gol, ti contestano. Cioè io oggi ho partecipato al centenario, oggi è il centenario del Cagliari. Mi hanno messo nella copertina insieme in panchina e attaccante a Gigi Riva. Cioè io ho giocato 6 mesi perché la gente prima vedeva l'attaccamento alla maglia, sia se ci giochi 10 anni che ci giochi un anno, perché un anno puoi aver fatto più di quelli che hanno fatto 10 anni perché magari si sono comportati in modo diverso. Noi a Roma abbiamo degli episodi dove dei giocatori vengono ricordati
non tanto per le geste calcistiche, ma fuori dal campo. E fuori dal campo il tifoso non gliene frega niente, il tifoso vuole vedere che prendi i soldi e dai un contributo importante alla maglietta che indossi, che rappresenti in Italia. Voglio vedere la maglietta sudata quando esci dal campo. La maglietta sudata, Eva, lo sai come tu la puoi far ribagnare? Facendo i contratti di una volta, dove tu facevi 20 gol e l'anno dopo, se stavi in scadenza di contratto, mica ti era garantito il contratto. Se oggi a 16 anni Donnarumma fa due partite e prende 6 milioni di euro, è difficile che quello suda la maglietta, che non gliene frega niente. Gioca da professionista, però l'attaccamento a 17 anni hai un impero, le motivazioni dentro è difficile che le trovi. Se invece te le sudi, io ho fatto 17 gol a Bari, sono andato all'Atalanta, con tutto il rispetto. Oggi se tu fai 17 gol al Bari vai al Manchester United. Certo. Una differenza di ingaggio di 50 milioni dei vecchi lire, 17 gol, una cazzata. È vero, hai veramente ragione. Ma io ci rido perché sono contento, perché io già sono contento e fortunato di aver fatto il calciatore, che è il sogno di tutti i bambini, quindi io sono contento. Però oggi vedo, e non sono né geloso né invidioso, perché oggi il mercato è quello, io auguro a tutti di fare una vita serena e tranquilla, però dopo vai allo stadio e dici, ma guarda quella, la gamba ha ritirata, e Tommasi la gamba non la ritirava, si spaccava il ginocchio. Oggi il ginocchio te lo spacchi perché hai messo male il piede, perché il contrasto non lo fai più. Guarda qui se Agostino, guarda su questa foto se Agostino ha tirato indietro la gamba, guarda. Sì. Cioè è un'altra cosa. C'era anche rispetto tra gli avversari. Vi ricordate quando io vi dissi qualche collegamento fa, Michel Platini, che è stato grandissimo, no? Nel calcio mondiale. Fece l'applauso per quella coreografia che fece i nostri tifosi in quel Roma-Juve dell'86, tutta quella Roma-Juve 3-0. Cioè c'era un rispetto tra giocatori, che finiva la partita e magari andavamo a cena anche insieme. Difficilmente c'erano litigate nell'ambito sportivo. Oggi i social hanno rovinato. Certo. Oggi certo. Il giocatore finisce la partita, non si fa manca addosso, va subito su Instagram a mettere la foto. Beh, prima la cosa, sicuramente non è che te lo devo dire, io lo sai meglio di me, anche quando entrano in campo nel preriscaldamento, no? Quando si diceva all'epoca assaggiamo le condizioni del campo, no? Che entravate in campo per vedere com'era. E adesso stanno tutti coi cuffioni, col telefonino in mano. E noi partivamo da Trigoria. Noi partivamo da Trigoria, il mister con Sormani, che c'era Angelo Sormani insieme ad Erickson, noi spegnevamo i telefonini appena salivamo la prima scaletta del pulmino che ci portava all'Olimpico, lo riaccendevamo alle 6 di sera dopo un'ora e mezza che era finita la partita, perché sennò erano multe, perché nel momento che c'era la riunione tecnica, quindi a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, la concentrazione di ogni singolo giocatore era per l'evento che tu dovevi fare, nel rispetto di 80.000 persone e della maglietta che portavi. Guai a noi, oggi Sky ti entra dentro lo spogliatoio, ti fa vedere in mutande i giocatori, ci stanno le donne, ci stanno i figli, ma che lavoro è? Poi tu dici, il calcio va così, ma a me mi dà fastidio vedere un giocatore che non gioca a titolare e sta col telefonino a messaggiare la moglie, ma che è? Cioè la concentrazione all'occhio del tifoso non ce l'hai, perché tu 5 minuti prima devi stare già riscaldato a metterti i parastinchi per concentrare la partita, chi si sente a musica, chi si sente chi messaggia. È vero, ma la cosa infatti la controprova ce l'ha in questi giorni, perché in questi giorni in cui la squadra, la società ha fatto tanto per chi sta promuovendo, no, le iniziative, ha fatto tanto
per lo Spallanzani, per gli anziani, per i bambini, si sono messi una mano nella coscienza e nel cuore e la gente li ringrazia. Giustamente noi siamo entusiasti e orgogliosi, no? di avere una società che fa e ha fatto tutto questo. Ho sentito anche nelle ultime interviste che hanno detto che si sono sentiti molto più gruppo, nel senso che nonostante abbiano fatto comunque 2 mesi di allenamenti da soli dentro casa, non vedendosi, però hanno ritrovato il discorso del gruppo. No, è vero. Tra l'altro, per fare un qualcosa insieme. Tra l'altro, fare allenamenti in casa e poi riprendere parlando un pochettino di calcio è una cosa completamente diversa, perché cioè, io ho visto il calendario fare in 35 giorni 120 partite dopo 3 mesi che non ti alleni. Io speriamo di no nella nostra squadra, ma ho una paura tremenda che di infortuni ce ne saranno tanti, perché io sto vedendo, come voi credo, la Bundesliga. Dopo 40 minuti i giocatori sono fermi in campo, non fanno più un tiro in porta, non ce la fanno, perché la preparazione che tu fai adesso non è la preparazione che tu vai a fare l'estate, che parti a luglio e sai che il campionato inizia a fine agosto e quindi fai una preparazione mirata. Oggi devi fare una preparazione leggera che ti dura però 3 partite. Quando è finita la benzina non ce l'hai più. È vero. Ragazzi, siamo giunti quasi in chiusura. Noi ringraziamo, però proseguiamo, perché abbiamo ancora delle clip che ha registrato il buon Marco e le mettiamo tutte quante. Quindi noi facciamo una cosa. Intanto salutiamo e ringraziamo il Cobra, Sandro Tovalieri, per essere stato con noi. Ciao Sandro. Questa trasmissione. Ciao, è stato un piacere. A disposizione. Grazie Sandro, veramente un salutone a te. E poi diamo un saluto anche alla nostra Eva, che insomma anche lei è stata collegata praticamente tutto un'ora, il tempo. 41 minuti e 28 secondi. Hai contati? No, c'è scritto, ho letto. Un saluto anche a te e grazie. Ciao, buonanotte, alla prossima. Lunedì, un salutone, grazie anche a Eva Toscano. Marco, io andrei con la clip di Alberto Faccini. Vediamo le parole dell'ex giocatore e compagno di squadra di Agostino Di Bartolomei. Claudio Valigi, allora, tu sei stato compagno di squadra di Agostino Di Bartolomei nell'anno, tra l'altro, in cui abbiamo vinto lo scudetto. A ruota libera, ci parli un po' di Agostino? Beh, intanto parlare di Agostino è qualcosa, sempre un grandissimo piacere. Cosa dire? Lui era il nostro grande capitano, uno dei nostri leader carismatici, era la Roma. Ha rappresentato nella sua lunga carriera, ha incarnato la fede giallorossa al meglio, con grande professionalità, grande senso di attaccamento a questa maglia, a questa società, e per fortuna è riuscito da capitano a portare un risultato così prestigioso con la vittoria dello scudetto, grazie al suo grandissimo contributo sia in campo che fuori. Era una persona con noi molto schietta, molto sincera, e io ero giovane, a me mi ha accolto benissimo, come tutta la squadra, e è bello a distanza di anni comunque ricordarlo, perché è stato un esempio per me, che ero uno dei più giovani di quella squadra. Ecco, tu hai parlato giustamente dello scudetto. C'è un'intervista di Galeazzi quando gli dice l'equipaggio arriverà in porto, no? E Agostino che gli dice vediamo di arrivarci con il vessillo. Ecco, ci sono stati in quell'anno dei momenti di difficoltà sicuramente, no? Cosa vi diceva, vi spronava da capitano, no? Magari proprio dopo la sconfitta con la Juve, mi viene in mente per esempio come passaggio importante di quella stagione.
Ma lui da leader qual era? Come tanti altri compagni, perché la squadra era formata secondo me da tanti capitani. Lui lo era di fatto, perché comunque per i suoi anni trascorsi con questa maglia, con questa società, diciamo che non c'erano tanti discorsi da fare, c'era una grande consapevolezza. Lui, come tutti, trasmetteva questa forza, no? Che derivava da un percorso già fatto negli anni precedenti, e si vedeva e si sentiva, si percepiva ormai che la squadra era matura per arrivare a gestire anche qualche difficoltà che abbiamo trovato, per fortuna poche, perché noi quella stagione abbiamo avuto, secondo me, un anno meraviglioso. Siamo stati sempre capaci di meritare la leadership della testa della classifica, ma come dicevo, questo è frutto di tanti fattori, e lui era uno di quei fattori. Aveva questa personalità, questa capacità di gestire anche le negatività, come lo era. Questo è un percorso che ha accompagnato un po' tutta la società, era la società che insieme era cresciuta, no? Quindi si era ormai maturi per arrivare a questo bellissimo traguardo. Ecco, in questa foto c'è un dipinto, un murales proprio di Agostino, perché la città vi ha amato, voi che avete vinto lo scudetto, ha amato il suo capitano. Lui è riuscito a vincere uno scudetto da profeta in patria, no? Da romano, romanista, cresciuto con la maglia del cuore, diciamo, no? Ti chiedo, vi ha accompagnato un pochino durante l'anno, soprattutto a chi come te veniva da fuori, no? Non era romano, magari non conosceva ancora la piazza, l'umore della gente romana. Sì, assolutamente sì. Cioè, lui come altri, e devo dire, per altri intendo magari Bruno Conti, che comunque stiamo parlando di, anche se di Nettuno, sempre romano. Ecco qua appunto questa foto, credo che racchiuda proprio la grandezza, no, di due grandi campioni che da romanisti e da romani hanno dato una mentalità. E devo dire che non sono moltissime le squadre che, se andiamo a ripercorrere anche un po' più recenti, della storia un po' più recente, no, che hanno all'interno dei giocatori cresciuti nel settore giovanile, e soprattutto che hanno fatto un percorso così importante che ha portato poi questa squadra e questa società a raggiungere traguardi così fantastici, no? Perché possiamo ricordare, penso, diversi titoli, ma anche quelli che sono sfuggiti per poco, no? A parte il campionato, le Coppe Italia vinte, ma c'è stata una finale di Champions, di Coppa Campioni, che allora si chiamava così. C'è stato l'anno prima un campionato che è stato giocato sul filo fino all'ultimo, con il gol non gol a Torino. Insomma, la storia la conosciamo bene, è inutile che la sto a ricordare ai romanisti, no? E quindi credo che questa forza e questa bellezza di avere in squadra dei giocatori romani e romanisti come loro due, in particolare, ripeto, Agostino, che poi ha un po', come è stato Giannini, Totti, no? Nel prosegue della storia di questa società. Parliamo poi magari di Odoacre, parliamo di laziali, anche di Ubaldo, insomma, sono passati tanti giocatori, e questa è credo che sia un po' anche la forza di questa della Roma, no? Che comunque in quell'anno noi avevamo veramente la romanità che ci trasmettevano, la capacità di capire come il pubblico, l'ambiente, le dinamiche della tifoseria, ma la stampa, ma tanti aspetti che sono poi magari meno visibili all'occhio del tifoso o dall'esterno, ma per noi era una risorsa in più sicuramente avere loro all'interno di questa squadra.
E allora, queste erano le parole di Claudio Valigi, non di Alberto Faccini, quindi abbiamo sentito prima Claudio Valigi. Marco, però, come diceva Sandro prima, Eva, è veramente uno spettacolo ascoltare le parole di questi ragazzi, perché si sente come ti posso dire, la seriosità, no? di questi giocatori, di questi ragazzi che hanno preso veramente a cuore quella che è stato l'ambiente romano. Tanto per farne un esempio, Claudio Valigi prima mi ha chiesto, dice, mi mandi delle foto di quando giocavamo, dei video, perché quell'anno lì, lui ha giocato quell'anno dello scudetto, no? nella Roma, gli è rimasto dentro le feste, le persone che esultavano, no? Gli è rimasto tutto nel cuore e sono ancora innamorati di quello che hanno provato qui nella nostra città. Beh, secondo me è un discorso molto semplice da questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di sapere, di conoscere, e sentirle dalla viva voce di chi le ha vissute non è come quando tu le leggi come di un romanzo, di uno che ha inventato. No, questa è tutta roba vera. E sentire un giocatore che ha giocato solo un anno, ma che però si era preso anche l'appellativo di vice Falcao, e che si ricorda qui per filo e per segno quell'anno con nostalgia e con anche con un senso di ringraziamento, perché comunque ricordarlo, lui che faceva parte del gruppo dei secondi titolari cosiddetti, un ricordo da parte di noi come tifosi, è gratificante, è bello. E lui che ci può, come ha fatto Sandro, come hanno fatto anche gli altri che abbiamo intervistato, che ci può raccontare quello che succedeva negli spogliatoi, durante gli allenamenti, con i presidenti, eccetera, è sicuramente una cosa che soltanto loro ti possono dare. Quindi è bellissima questa cosa, ed è bellissimo il fatto che noi come tifosi in qualche modo li abbiamo fatti innamorare. Allora, facciamo una cosa, salutiamo, mandiamo l'ultima clip di Claudio Valigi, perché ne manca ancora un pezzetto, poi mandiamo Alberto Faccini, e in chiusura rimanete con noi perché c'è una vera e propria chicca che ha realizzato Marco Gialloretti, andando a riprendere cose molto importanti di Agostino Di Bartolomei con la maglia della Roma. Marco, un saluto a te. L'appuntamento per quanto ci riguarda è lunedì con la trasmissione del Giornale di Roma, e a te per i saluti, e rimandiamo quelli classici, e poi andiamo con le ultime clip. E allora, come dicono a Tormarancia, ciao Agostino. Guarda Claudio, c'è questa foto, veramente è molto bella e significativa, adesso indipendentemente da come poi sono andate a finire le figure proprio di Aldo Maldera e Agostino Di Bartolomei, che non ci sono più, però in questa immagine secondo me c'è il motivo per cui in quegli anni eravamo forti, no? Cioè, a parte la vostra gioventù, sì, bravura, però c'era la determinazione di uomini pronti, di uomini che avevano dalla loro sicuramente la conoscenza, no? del gioco del calcio. Assolutamente sì, è quello che dicevo poco fa, no? Dicevo che questo era un gruppo, una squadra che era arrivata a quest'annata con la consapevolezza e un percorso importantissimo fatto. E credo che è bellissima questa foto perché ricorda due figure fantastiche come altri compagni di questo percorso, di questo viaggio bellissimo che abbiamo vissuto insieme, sia Aldo che Ago e tutti coloro, adesso qui si vede anche Alberto, si vede Roberto Scarnecchia, tutti i personaggi che hanno contribuito negli anni a creare e a crescere piano piano insieme a questi grandi leader. Ma credo che io voglio ricordare anche persone meno visibili, no? Dal punto di vista della cosa, che tutto l'ambiente era un ambiente che si era formato
con persone di un grande spessore professionale umano, dai magazzinieri fino a crescere, no? Per non parlare di Free, per non parlare, non so, di Rossi, cioè, cito qualcuno, tanto per citare, ma potrei citarne tutti sostanzialmente, fino ad arrivare al presidente che aveva, cioè, si è arrivati a questi traguardi non per caso, perché si erano nel tempo scelte delle figure e delle persone che avevano un grande spessore umano, caratteriale, tecnico e di serietà, professionalità. Claudio, noi ti ringraziamo del collegamento e insomma il ricordo di Agostino era doveroso in una giornata come oggi. Sì, direi. Alberto Faccini, allora intanto ben trovato e grazie per essere con noi. Ti chiedo a ruota libera di parlarmi del capitano, di Agostino Di Bartolomei. Ok, innanzitutto ciao Francesco, grazie per l'invito. Logico, è una data diciamo importante, una data soprattutto di ricordo. Sono passati tantissimi anni, però insomma noi che ancora viviamo, no, quando siamo chiamati, quell'atmosfera di quegli anni, quindi è logico che uno dei pilastri, uno delle linee guida, uno dei punti fondamentali di quegli anni bellissimi è stato sicuramente il nostro capitano Agostino Di Bartolomei. Ecco, come si comportava Agostino con voi giovani, con voi che, tra l'altro, ecco, come te, per esempio, venivate da una città che non era quella romana, no? Però vi dava il benvenuto, ovviamente, forse vi faceva anche conoscere un po' la piazza, no? La città dove eravate venuti. Ma guarda, io ho avuto la fortuna di crescere nel settore giovanile, quindi ammiravo le sue doti calcistiche, andando allo stadio, facendo a volte anche raccatapalle, quindi insomma il ricordo e la crescita di quegli anni, vedendo un grande calciatore, poi dopo avendo la fortuna di allenarmi insieme a lui, giocare insieme a lui, addirittura avevo anche il posto vicino a lui, non so, per un anno o due. Quindi ricordo benissimo quando arrivava e le prese in giro che faceva nei nostri confronti, nei confronti di giovani. Ogni tanto mi prendeva il petto, me lo girava, mi stringeva tutto quanto, quindi il dolore era immenso, no? Però essendo il capitano, scusa che c'ho il cane che non ti preoccupare, mi disturba, essendo il capitano, no? La mia reazione non era proprio totale. Senti, questa foto che ho messo, qui stavate in allenamento sicuramente, non ti chiedo cosa stavate facendo, però stavate anche lì giocando, scherzando. Questo fa capire, a differenza di quello che dicevano in molti, no? del fatto di essere serio, invece Agostino era uno che insomma con i compagni era al contrario, era molto aperto, molto, no? Guarda, era un punto di riferimento come capitano, aveva il carisma del capitano, da di fuori si vedeva questa immagine, chiamiamola lineare, a volte magari un po' rigida, no? Perché faceva parte del suo profilo, del suo carattere, però quando eravamo assieme non traspariva nulla di quello che qualcuno poteva vedere da fuori, era un ragazzo gioioso, un ragazzo a volte con i suoi momenti, come avevano tutti, però a volte c'era delle botte d'amato, no? Come si dice. Però ecco, come in quella foto si rideva, si scherzava col massimo, poi logico, tra quelli più importanti, chiamiamoli tra i leader, ci potevano essere più o meno le simpatie, però non è mai mancato rispetto nei confronti di chi ha sempre tutelato noi ragazzi
e i compagni di squadra più grandi nei confronti della stampa, nei confronti del pubblico, nei confronti della stessa società, perché quando c'era da dire qualcosa al presidente Viola, Agostino insomma era il primo che rappresentava tutti noi. Poi è arrivato anche il giorno dello scudetto e penso che per un romano, romanista come era lui, no? Il sogno di essere profeta in patria, di vincere con la maglia della propria città, è stato per lui forse qualcosa di incredibile. Vi ha trasmesso questa voglia che aveva, questa volontà, no? Di riportare il tricolore. Voi l'avete vinto dopo 41 anni, ricordiamolo, di attesa. Ma guarda, è logico, l'emozione in quei giorni era talmente grande, però lui si vedeva che aveva questo grande orgoglio di rappresentare la Roma da romano e da romanista e dopo tutti quegli anni riportarla a quel grande traguardo che era lo scudetto, ma l'ha fatto sempre in maniera composta, mai in maniera esagerata. E quindi da esempio, no, anche da noi, da chi viene da altre città, per far capire quanto era importante per un romano, romanista come lui, arrivare a questo grande obiettivo. Ti ripeto, rispettando tutti, rispettando anche l'evento stesso, no, la vittoria del campionato, però la sua felicità la vedevi nella fierezza come ci accompagnava in quei giorni, nei momenti dall'ultima partita col Torino a quella grande settimana vissuta assieme, ecco, lì ecco è venuto fuori poi l'Agostino vero e che tutti poi abbiamo sempre conosciuto. Senti, un'ultimissima cosa per quanto riguarda proprio quell'annata, l'anno del tricolore, ci sono stati dei momenti di difficoltà, pochi in realtà, però ci sono stati durante l'anno, come quello successivo alla sconfitta con la Juve, tanto per dirne uno, no? in campionato. Sicuramente Agostino sarà stato tra i giocatori che hanno preso per mano quella squadra in quel momento lì, no? Perché voi avevate gente di grande carisma, però insomma mi immagino lui da capitano in un momento come quello, no? Penso che sia riuscito a trasmettervi qualcosa. Ma guarda, è riuscito a trasmetterci assieme al mister, assieme al presidente, la tranquillità. Cioè è stato un episodio, logicamente contro la Juve, la diretta avversaria per lo scudetto, però adesso sono passati talmente tanti anni, però non ricordo una negatività in quei momenti. Quindi sicuramente anche lì è stato all'altezza di essere l'uomo che ci rappresentava.
10 anni dopo, in un anniversario di tragica coincidenza, sempre che si sia trattato di coincidenza, la Roma perse uno dei suoi più grandi simboli, Agostino Di Bartolomei, romano, romanista, cresciuto nel vivaio e infine capitano del secondo scudetto. 10 anni prima, dopo la maledetta finale con Liverpool, la rottura con la Roma e il brusco distacco dalla sua squadra. 10 anni dopo, la rottura col mondo e il brusco distacco dalla sua vita. Troppo intelligente per essere compreso, troppo schivo per essere accettato, troppo bravo per essere imitato. Alla fine, nell'ipocrita ambiente del calcio, gli unici a capirlo veramente sono stati i tifosi, che l'hanno proclamato giallorosso per sempre.